Al Pala Barton si continua a lavorare in vista dell'anticipo di lusso che aprirà la quarta giornata del girone di ritorno di Superlega. Sul Taraflex tricolore di Perugia arriva la Lube Civitanova, una sfida stellare e un grande classico della Superlega. Sono ben 34 i precedenti tra le due formazioni, tra regular season, playoff, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League. E il bilancio dei match vinti è un perfetto 17-17. E a rendere ancora più avvincente il match in programma alle 18 è la posta in palio anche a livello di punteggio in classifica, visto che tra la Sir e la Lube, rispettivamente seconda e terza, c'è un solo punto di differenza e il risultato finale, in un modo o nell'altro, cambierà comunque qualcosa al vertice. Entrambe le squadre si preparano per il big match, con i Block Davids che alternano il lavoro tecnico, con particolare attenzione alla battuta e alla fase di cambio palla, con il lavoro di potenziamento fisico in palestra. Per i marchigiani, coach De Giorgi è invece alle prese con la contrattura di Osmani Quantorena, che dovrebbe comunque scendere in campo al Pala Barton. Dopo il cambio in panchina, la Lube ha inanellato 5 vittorie consecutive e l'obiettivo sarà quello di continuare la striscia positiva anche sull'onda dell'entusiasmo dato dalla vittoria di domenica scorsa in rimonta al tiebreak su una agguerrita Calzedonia Verona. Sì, sicuramente deve essere un messaggio per loro, perché comunque noi non molliamo mai e giochiamo fino all'ultimo pallone. È stato un impegno non solo fisico ma anche mentale, perché i ragazzi comunque siamo andati in rimonta, cioè quindi credendoci, spendendo anche mentalmente, e poi abbiamo penso 3 allenamenti buoni finalmente consecutivi che cercheremo di utilizzare per fare qualche riflessione su questa partita, su alcune situazioni, e quindi allenarle per migliorarle.